Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare di quello che io ho deciso di chiamare uso avanzato della Dash di Ubuntu Unity. Ecco, al di là dell'apprezzare o meno l'interfaccia di Ubuntu e quindi della sua Dash, ovvero di questa, o si decide di abbandonare questa interfaccia oppure si ha a che fare con questa interfaccia. Di conseguenza, se si decide di dare una chance a questa interfaccia, di non criticarla per partito preso, di non dare nemmeno una possibilità all'uso di questa interfaccia, di questa dash, tanto vale saperla usare come si deve, anche in modo più approfondito di quello, chiamiamolo così, normale, come viene spontaneo usarlo, quindi aprendola e cercando ciò che abbiamo bisogno di cercare. E allora ecco che ho deciso di creare questo video. A chi interessa può tornare utile, può evidenziare degli aspetti magari poco conosciuti o non ancora conosciuti di questo mezzo di interazione con il nostro desktop. A chi non interessa, ovviamente, sapete già cosa fare, questo video non fa per voi. Comunque, veniamo a noi, insomma, gli interessati o i curiosi. La Dash di Unity, la sua ultima versione, quindi sto parlando di Ubuntu 14.04, che è quello che sto usando comunque in questo momento, lavora con i cosiddetti scope, ovvero questi scope possono essere definiti come dei motori di ricerca, ecco, diversi, quindi ce ne sono di più di questi scope che dietro le quinte lavorano, dietro la dash. Ce ne sono diversi, ognuno è specializzato in un ambito specifico di ricerca o un compito specifico. Per esempio, può esserci lo scope di Wikipedia dedicato alle ricerche su Wikipedia, così come può esserci lo scope che gestisce le immagini che sono presenti, sul vostro PC, le foto, le immagini. E così, non so, può esserci anche lo scope che vi permette di interagire con la calcolatrice, ecco, per fare dei semplici calcoli, eccetera, eccetera. Quindi la Dash di Unity è, diciamo, un mezzo di ricerca sia online sia locale sul vostro PC, con un senso un po' ampio, ecco, perché non è che con la calcolatrice ricercate qualcosa, però interagite direttamente dalla dash con la calcolatrice, che non è una vera ricerca, però è integrata in questa dash che è un po' multifunzionale, ecco, poliedrica. E questo è un po' per introdurre ciò che probabilmente sapete già, ecco, quindi che c'è questa interfaccia e dietro questa interfaccia come dire, si nascondono questi motori che lavorano silenziosamente dietro in modo da tornarvi il risultato desiderato, a seconda dei termini di ricerca che voi digitate nella dash stessa. Fin qui niente di nuovo, direte. Andiamo avanti. Quindi, quando usiamo il pulsante super per aprire la home page della dash e digitiamo qualcosa da ricercare, vengono sollecitati appunto gli scope attivi sul nostro sistema in quel momento, quindi quelli che noi abbiamo deciso di attivare per la nostra dash, quelle che ci interessano. Ecco, se c'è uno scope che va a cercare su un sito che non usiamo mai, che non ha niente a che fare con noi, possiamo anche disattivarlo. E questo l'ho già mostrato in un altro video presente sul mio canale, tra l'altro. Quindi, appunto, vengono sollecitati gli scope attivi sul nostro sistema che si mettono in movimento, fanno il loro lavoro e ritorneranno dei risultati corrispondenti. Questo è l'uso, appunto, già conosciuto. Dico, fin qui direte niente di nuovo, lo so, apro la dash e cerco qualcosa, che ne so, Blender, ecco, cerco Blender, io ho installato Blender sul mio sistema, il risultato mi torna Blender, ecco, banalmente, o che ne so, 12x3, scrivo 12x3, lo scope della calcolatrice parte ed ecco qua che
mi appare 36, quindi fra i vari scope si è attivato quello della calcolatrice che mi torna il risultato. Voilà, questo banalmente è il, come dire, l'uso che se ne può fare normalmente, che conosciamo tutti, della dash. Quindi tasto super, quello famoso con il simbolo cosiddetto di Windows, che vabbè, più genericamente è meglio chiamarlo super e non legarlo a quel sistema operativo. Comunque è quello, il tasto super, fate un clic veloce su quel tasto, lo premete rapidamente e vi esce appunto la dash. Ecco, parliamo delle cose che forse, o meno, magari sono notissime per carità, però io ho ritenuto un po' particolari e sono quegli aspetti che mi hanno indotto a titolare il mio video Uso avanzato della Dash. Uno di questi aspetti è caratterizzato e consiste nelle cosiddette parole chiave. Ecco, le parole chiave sono quei termini predefiniti, integrati nella Dash di Ubuntu, che permettono di concentrarsi su uno scope specifico. Mi spiego con un esempio. Se io apro la mia dash e cerco, per esempio, cerco Linux, vediamo un po', cerco Linux, ecco che escono un po' di cose, vediamo un po', fra le quali, per esempio, questo col solito pinguino simpatico, facciamo tasto destro, e vedete che appare il simbolo di Wikipedia. Ecco, fra i vari risultati, digitando la parola, il termine Linux, escono anche delle voci da Wikipedia. Questo vuol dire che lo scope che lavora per Wikipedia è stato attivato e mi ha tornato alcuni risultati che hanno a che fare con Linux. Se premessi questo pulsante, mi si aprirebbe la pagina corrispondente di Wikipedia. Ecco. Però se io so già che voglio concentrarmi su Wikipedia, per esempio, questo è solo uno degli esempi possibili, posso usare la parola chiave corrispondente o una delle parole chiave corrispondenti. Per esempio, quella che io riesco a tenere a mente più facilmente è, forse anche la più banale, Wiki. Questa è la parola chiave che richiama specificatamente lo scope che lavora su Wikipedia. Quindi wiki, due punti, questa è la sintassi da usare, seguito dal termine, e vediamo che i risultati della dash sono presentati esclusivamente provenienti dallo scope che ha a che fare con Wikipedia. Vedete, sono spariti tutti gli altri risultati online di altri siti attivi o di file sul mio PC che hanno a che fare con il nome Linux, con il contenuto Linux, eccetera. Tutto è sparito ad eccezione dei risultati di Wikipedia. Questo perché? Perché ho usato la parola chiave Wiki, che impone alla Dash di concentrarsi su quell'esclusivo scope che ha a che fare con Wikipedia e di tornare ai risultati solo di quello. È come fosse un filtro preciso che va dritto dritto in Wikipedia ed esclude tutti gli altri motori di ricerca, tutti gli altri scope di ricerca. Questa è Wiki, due punti, o meglio Wiki, i due punti fa parte della sintassi per far capire la dash che stiamo cercando con una parola chiave. Wiki è la parola chiave e due punti e poi faccio seguire i termini di ricerca. Questo per concentrarsi esclusivamente su un ambito solo di ricerca nella Dash. Ecco, questo non so se era noto a tanti o meno, comunque ecco, parole chiave, una delle caratteristiche particolari di uso avanzato della Dash. Addirittura ci sono alcuni scope, come per esempio i preferiti di Chromium del browser web, quindi preferiti cosa sono? Sono quelli che voi salvate, le pagine, i siti che vi interessa memorizzare per poi ritrovarli rapidamente e andare a visitarli in un secondo momento. Ecco, addirittura questo scope che va a leggere i vostri preferiti, cioè questi che vedete qui,
tutti questi link che io ho salvato per il mio browser, eccetera, eccetera, tutti questi, c'è uno scope, quindi un motore di ricerca che va proprio a, nel diciamo così, database di Chromium, ad analizzare questi miei preferiti e ritornarmi nella ricerca della Dash. Ecco, questo scope, dicevo, deve essere usato proprio con la sua parola chiave in modo da farmi tornare i risultati. Perché se io cerco Linux come prima, aspettiamo che, ecco, vedete che non mi torna nessun preferito del mio browser, mi torna varie fonti di ricerca, vedete, varie fonti, magari anche musica che ha a che fare con Linux, un nome Linux, eccetera, eccetera, varie fonti, i miei file sul mio PC. Però non mi torna nulla che ha a che fare con il browser web. E qui vedete anche la prova qui sulla destra, dove io vi mostro i filtri e gli scope che sono attivi in questo momento che ho scritto Linux, e vediamo se riesco a trovarlo, e vedrete che vediamo un po' dove è finito. Ecco, Chromium Bookmarks, che è proprio questo lo scope, la sorgente dati che a me interesserebbe in questo momento, è spenta perché semplicemente digitando dei termini di ricerca nella Dash, questo scope non si attiva, non ne fa parte nella ricerca generica e quindi devo forzare per usarlo con una parola chiave, tipo la più banale web. Faccio web Linux. E vedete che mi vengono mostrati, in realtà vedete che si è attivato e attivo qui sulla destra lo scope della categoria web e lo scope Chromium, proprio specifico quello, quindi con la parola chiave web, due punti Linux, tutti i preferiti che ho salvato nel mio browser che hanno a che fare con la parola Linux. Faccio un tasto destro per vederne uno, vedete qua, per esempio uno, voilà. O quello che è, insomma, adesso qui vedete sono tanti, magari alcuni è una vita che non vado nemmeno più a visitarli, non so neanche più di averli, però pazienza, sul momento si accumulano questi preferiti, però vedete che la parola chiave in questo caso è addirittura essenziale, non opzionale, per concentrarsi nella ricerca di un preferito che ho salvato nel tempo nel mio browser, per esempio, Ecco, poi vedete pulisco il campo di ricerca e ritornano attive tutte le categorie che io attivo e tutti gli scope che ho attivato sulla mia dash, sul mio sistema. Ecco, quindi avete visto, questa è una particolarità, le parole chiave. Naturalmente le parole chiave non sono solo quelle due che vi ho mostrato, ma sono parecchi di più. E vi chiederete come faccio a conoscerle queste parole chiave. Facile, perché io vi metto a disposizione due link con due elenchi simili, ma in parte anche diverse, di queste parole chiave. Uno è da un foglio di calcolo Google, uno spreadsheet che elenca appunto le parole chiave con delle descrizioni anche in francese, vedo. Probabilmente chi ha creato questo foglio è appunto di lingua francese, però se avete problemi, come sempre, Google Translator è il vostro amico. Qui ci sono anche delle spiegazioni, appunto nella colonna G qua, dei commenti alle varie parole chiavi. Moclé, appunto in italiano parole chiave, sono queste, vedete le varie parole chiave. L'altro elenco, cioè i due link che vi lascio naturalmente in descrizione del video, l'altro elenco è appunto un elenco, stavolta in lingua inglese, comunque in un ambito di lingua inglese, che vi elenca analogamente a quest'altro sito, vi elenca le parole chiave per i vari scope. Ok, quindi vedete che qui parola chiave a quale scope che si riferisce, e anche qui dice, per esempio, lo scope delle news, ovvero delle notizie, keyword, la parola chiave è news, ne esiste una. Poi, per esempio, per il Chromium Bookmarks, che sono poi i preferiti di Chromium, vedete, per lo scope che lavora sugli preferiti di Chromium, le parole chiave sono più di una. Possono essere Chromium Bookmarks, ma ora che lo scrivo si fa sera, quindi
semplicemente Chromium, oppure web, la più corta, quella che ho usato io. L'ho adottata perché è quella facile da tenere a mente, almeno per me, ed è anche la più corta da scrivere nel campo di ricerca, perché le altre parole sono decisamente più lunghe, bookmarks, eccetera. Vedete web, e io infatti ho usato web due punti, eccetera, per attivare questo scope. E così via, vedete che qui c'è un elenco per tutti i possibili scope e filtri di ricerca che possono esserci nella dash, l'ultima versione, insomma nella dash Ubuntu, l'ultima versione. Vedete tutti i vari scope, per ogni scope ci sono la o le sue parole chiave. Vedete, questo è l'altro esempio che ho fatto, quello di Wikipedia. Vedete che le parole chiave in questo caso sono due: una è Wikipedia scritto per intero, l'altra è quella che ho usato io, Wiki due punti, eccetera, eccetera. Quindi vi lascio appunto questi due siti che elencano un catalogo delle parole chiave integrate nella dash, che senza questi cataloghi, chiaro, uno non se le può inventare, magari alcune sono intuitive, altre molto meno. E voilà. Il secondo aspetto particolare e ultimo che vi voglio mostrare, non ce ne sono molti, ma comunque sono due aspetti che trovo interessanti. L'altro aspetto è la possibilità, diciamo, di ampliare manualmente per noi, di intervenire, quindi di influenzare il comportamento della dash ampliando il suo vocabolario, per fargli riconoscere più facilmente gli applicativi quando cerchiamo gli applicativi nella dash. Faccio un esempio così è più chiaro questa spiegazione. Quindi in sostanza, cosa succede? Quando noi apriamo la dash, abbiamo la sezione degli applicativi, questa seconda pagina, chiamiamola o tab, scheda, insomma, della dash. Questa è dedicata agli applicativi, non è la home generica, ma quella dedicata agli applicativi. Mi sposto qui perché è più facile per l'esempio che voglio fare. Ecco, per difetto sul nostro sistema Ubuntu è installato Shotwell, lo vedete qua, Photo Manager, per gestire le foto, le immagini che abbiamo localmente sul nostro PC. Ecco, questo programma non fosse qui perché l'ho usato di recente, l'ho richiamato di recente, sarebbe sparso in mezzo alle decine, centinaia di programmi che ognuno ha installato sul suo PC. E quindi, non avendolo qui nel launcher direttamente, non avendo l'icona qui rapida per lanciarlo rapidamente, devo cercarmelo nella dash. E allora io in questo momento non ho toccato nulla, quindi è come appena installato, e so che per trovare Shotwell o inizio a scrivere Shotwell, Shot, e vedete che mi viene scremato tutto l'elenco degli applicativi, il primo presentato è Shotwell, quindi o mi te tengo a mente Shotwell, quindi inizio a cercarlo, o all'inglese. So che foto si scrive PHOTO, eccetera, eccetera. Cerco foto in questo modo e mi appare Shotwell Photo Manager. O probabilmente addirittura se cerco manager, ecco, esce Shotwell, ma devo già conoscerli. Per noi in italiano verrebbe, ovviamente, io penso proprio che venga più spontaneo, cercare per esempio foto. Ecco, cerco foto, ma vedete che Shotwell non c'è. Direte come mai non c'è? Perché? Perché non c'è una parola chiave in italiano legata all'applicativo Shotwell. Come facciamo quindi per ampliare il vocabolario che è riconosciuto dalla Dash? Come facciamo per fargli capire anche la parola foto, che per noi è molto più semplice per cercare Shotwell? Non è niente di difficile e quindi andiamo a cercare dove sono messi i lanciatori dei programmi che noi installiamo nel tempo. Quindi in questa cartella USR Share Applications sono salvati tutti i lanciatori, ovvero tutte le icone che fanno partire i programmi, ecco, per intenderci. Vedete, qui c'è tutto l'elenco di quello che ho installato, per esempio, sul mio DPC, fra i quali c'è anche Shotwell, eccolo qua. E questa, dietro questa icona, c'è un file di testo con le caratteristiche del programma e qual è il programma che deve essere lanciato da questa icona, in sostanza. Se io lo apro in anteprima, questo
file, vedete che c'è appunto Shotwell Photo Manager e qui c'è una riga con scritto keywords, cioè parole chiave uguale album, punto e virgola camera, scrop, vedete ce ne sono tantissime. Questo è proprio un caso, se vogliamo, un'eccezione quasi, perché altri programmi hanno molte meno parole chiave. Questo è veramente uno con una sterminata serie di parole chiave con il quale possiamo richiamare Shotwell. Per esempio, non so, crop, ma è uno che non ci verrebbe mai in mente. Se noi torniamo nella dash e scriviamo crop, vedete che Shotwell immediatamente appare perché quella parola chiave fa sì che se io scrivo crop, riconosce che Shotwell è un lanciatore di programma che ha dietro che ha incluso, integrato la parola chiave crop e così via per tutte queste parole chiave, vedete quante sono. Come facciamo però a metterci la nostra parola chiave foto, quella che ci viene più spontanea a noi di lingua italiana? Ecco qua, dico appunto, come esempio voglio ampliare le parole chiave di Shotwell in modo da aggiungere anche foto con la F. Allora devo aprire questo file, quindi in modo che io trovo più spiccio per aprirlo, sempre considerando che questi file sono in una cartella di sistema e quindi non posso modificarle con la mia user normale, ma devo entrare con la user amministratore root. Allora uso quello che ormai sta diventando un comando consueto, quindi sudo nano, che è l'editor di testo a terminale. Mi posiziono nella cartella USR Share come là sopra a destra, applications con la S, attenzione c'è anche una cartella application senza S, a noi quella che interessa è con la S, e poi il Shotwell, ecco Shotwell.desktop, diciamo che in ambito Linux, di sistemi operativi basati sul sistema GNOME, del progetto GNOME, i lanciatori dei programmi, quindi le icone, i file che fanno partire i programmi, si chiamano con l'estensione .desktop, sono questi file particolari. Quindi noi sappiamo che dietro questa icona c'è questo file, lo apriamo, facciamo Enter. Siccome stiamo entrando in modalità di amministratore, ci chiede come sempre la password. Ed eccoci qua che abbiamo aperto il nostro file, quello che abbiamo visto un attimo fa in anteprima da interfaccia grafica. Ecco, dicevo che le keyword, cioè le parole chiave, sono un'infinità, vedete album, camera, camera, expo, image, images, tutto in inglese, singolare, plurale, tutte le parole possibili per trovare in inglese questo benedetto programma, ma in italiano niente. E quindi andiamo alla fine di questa riga, vedete addirittura IP casa, YouTube, video, Facebook, share, rotate, publish, cioè ce n'è proprio di tutti i tipi, ma non quella che ci verrebbe più spontanea a noi in italiano. Quindi andiamo alla fine di questa riga e scriviamo, aggiungiamo foto e chiudiamo con un punto e virgola, esattamente come prima, questa riga finiva con un punto e virgola, vedete pivigo punto e virgola, noi ci abbiamo aggiunto foto e chiudiamo con punto e virgola. Poi salviamo. Abbiamo imparato che salvare con nano si fa CTRL, la scorciatoia CTRL e O, che salva, CTRL più O, quindi CTRL O. Vuoi salvare lì? Fate Enter perché confermate che volete salvare quel file e poi CTRL X. Esci, così abbiamo chiuso la nostra modifica. Se noi andiamo a rivedere questo file in anteprima, ecco qua, non so, ecco, voilà, vedete, abbiamo aggiunto foto. Ok? Ecco, probabilmente fra la modifica che abbiamo fatto e il momento in cui la dash riconosce già questa nuova parola chiave, probabilmente passa un qualche attimo, non so esattamente quando. Io provo a scrivere foto, a vedere se è già riconosciuta. E voilà, vedete? Prima della modifica scrivevo foto e appariva solo GIMP e la cabina webcam cheese, ma non il Shotwell Photo Manager. Però
Per farlo apparire io dovevo scrivere all'inglese foto, ph foto. Adesso ho aggiunto la parola chiave e vedete che anche con foto, che a me viene molto spontaneo, mi appare il mio gestore di immagini. Vedete che ho ampliato il vocabolario della Dash con una semplicissima operazione. Questo lo possiamo fare per tutti i programmi che vogliamo, per tutti quelli che usiamo così spesso e che nella nostra testa, nella nostra mente, sono associati ad una parola che per noi è facile, possiamo aggiungerla come parola chiave. Basta aggiungere una riga, keywords, punto e virgola, la nostra parola, punto e virgola, e siamo a posto. Avete visto che finalmente posso cercarmi il mio bel programma Shotwell semplicemente scrivendo la parola più spontanea, foto. E voilà, ho ampliato il vocabolario della Dash. Ecco, con questo ho concluso il mio video sull'uso avanzato della Dash, sperando che troviate interessante anche voi questi due aspetti particolari, appunto, della Dash che vanno oltre l'uso normale, senza far nulla di particolare della Dash, quindi le parole chiave per ricercare specificatamente in un certo ambito e l'ampliare, il poter ampliare quello che io chiamo, fra virgolette, il vocabolario della Dash per riconoscere gli applicativi in modo più facile per noi, più confortevole, più che ci viene incontro al nostro vocabolario personale. Ecco, voilà. Questo chiudo, vi saluto, ciao ciao e alla prossima.